Ho già provato diversi droni con GPS e questo lo ritengo il migliore sotto i 100 euro. È un piccolo quadricottero che può essere pilotato anche senza il patentino, visto che pesa meno di 250 grammi. È completamente richiudibile, quindi molto comodo da trasportare, visto che occupa davvero poco spazio. L'ho provato già in diverse uscite e si è comportato molto bene. Ha un'ottima stabilità in volo e grazie al GPS risulta molto semplice da controllare anche per chi è alle prime esperienze. Il GPS infatti permette al drone di rimanere autonomamente fermo in aria contrastando le correnti d'aria e l'inerzia del volo. Chiaramente ha molte più difficoltà a mantenere la posizione in presenza di un po' di vento, ma questo è più che normale viste le sue piccole dimensioni. Il GPS permette anche di volare con più sicurezza, visto che in qualsiasi momento eh, si può attivare il ritorno automatico al punto di partenza, che eh, farà atterrare il quadricottero eh, nel punto in cui era decollato basandosi sulle coordinate iniziali. Questa modalità entra anche in funzione in modo automatico nel caso in cui si perda il segnale del drone oppure quando la batteria è ormai troppo scarica. Il drone è dotato di una piccola videocamera con angolo regolabile ma solo a mano. La qualità, come per tutti questi droni economici, è modesta, ma eh, tutto sommato si ottengono dei discreti video in condizioni ottimali. Purtroppo i file si possono salvare solo sul telefono e non è presente uno slot per la micro SD eh, sul drone che sicuramente avrebbe permesso eh, di eh, ottenere dei video più fluidi. Vediamo adesso la procedura per accendere il drone. Eh, si deve prima accendere il quadricottero e poi il radiocomando. Quindi eh, si preme il tasto per la calibrazione della bussola. Si può ora passare alla calibrazione del giroscopio premendo prima l'apposito tasto sul telecomando e poi facendo ruotare il drone in questo modo, prima in orizzontale e poi in verticale. Per passare da una fase all'altra bisogna sempre attendere il segnale sonoro. Una volta poi che il GPS ha agganciato un numero sufficiente di satelliti si possono avviare i motori portando gli stick in basso verso l'esterno. Se lo volete provare al chiuso ricordatevi di disattivare il GPS altrimenti non si avvieranno i motori. Per quanto riguarda invece i comandi del controller, eh, con lo stick di sinistra come sempre eh, si fa alzare e abbassare il drone oppure lo si fa ruotare a destra e a sinistra. Con quello di destra invece lo si fa andare avanti e indietro oppure lo si fa muovere lateralmente. Qui eh, ci sono i tasti per la calibrazione della bussola e del giroscopio. Sopra il regolatore della velocità. A sinistra si trovano il tasto per il decollo e l'atterraggio e eh, quello per disattivare e attivare il GPS. Sopra invece è presente il tasto per foto e video. Al centro troviamo il pulsante di accensione quello per il ritorno automatico e infine per la modalità idless. Arriva in questa bella custodia molto utile per poterlo anche trasportare. All'interno è presente purtroppo una sola batteria che però ha una discreta durata di eh, 15 minuti. Sono incluse anche alcune parti di ricambio come eliche e ingranaggi e eh, ci sono due caricabatterie, uno per il drone e uno per il radiocomando. Il quadricottero si può connettere allo smartphone per vedere le immagini in tempo reale attraverso la sua applicazione. La procedura per il collegamento è molto semplice, si deve andare nelle impostazioni del telefono, attivare il wifi e connettersi alla rete del drone. Attraverso l'applicazione si possono vedere le immagini in tempo reale, leggere tutti i dati di volo come le coordinate, l'altitudine e il numero di satelliti agganciati. Oppure ancora è possibile eh, controllare il quadricottero direttamente tramite l'interfaccia sull'applicazione. Si può attivare la funzione di volo orbitale, che farà girare il drone in cerchio intorno ad un punto centrale per avere una bella panoramica a 360 gradi dell'ambiente. C'è poi la modalità eh, Follow Me, eh, dove il drone segue abbastanza bene i nostri movimenti ma eh, di solito non riesce a mantenerci eh, bene al centro dell'inquadratura. Per concludere, il drone mi è piaciuto soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo, perché rispetto ad altri modelli in questa fascia di prezzo eh, risulta eh, più stabile e con eh, un'applicazione migliore. Spero che la recensione vi sia stata utile, se avete qualche domanda potete sempre scrivermi nei commenti, se eh, siete interessati a seguire i miei prossimi video ricordatevi di iscrivervi al canale con il tasto qui sotto. Saluti a tutti e alla prossima recensione.